Hai ragione. Ovvero? Mi andrò a dichiarare. Ci devo riuscire. Non scordarti di entrare a far parte dello stormo di pappagalli cliccando sul pulsante iscriviti e clicca sulla campanella per ricevere così novità del mio canale. Ah, e ovviamente lascia like a questo video. Ah, che bello! Oh, mamma mia, questo è caldissimo, questo fuoco! Sì! Aspetta, non accaldarti però troppo. Ma perché no? Spera, il fuoco è bellissimo, il fuoco è il nostro amico. Guarda quanto è simpatico! Ciao, amico fuoco! No, Spancio, non farlo! Non Ma puoi! no! Non puoi! Il fuoco ti fa male! Il fuoco brucia! Come d'altronde non si fosse capito, d'altronde, cioè, il fuoco, sai com'è? Vabbè, Sbri, ma a me piace il fuoco e voglio bruciare col fuoco. Vieni qua in Non amore. puoi bruciare col fuoco, Spancia! Quindi specialmente non puoi morire a Natale. Ah, che bello il Natale! Ma Sbri, la finisci di dire cavolate? È ovvio che non muoio, guarda, c'è il robo qui davanti. Scusa, Spancio. È che, come dire, sono un po' confuso. Cosa? Cosa? Dai, amico, dimmi, dimmi, dimmi. Per quanto riguarda Tia, cioè, tu la sai la storia? So soltanto che c'è dell'odio immenso fra di voi. Poi per il resto, no, non so niente. Beh, ecco, in realtà non è che proprio ci odiamo, o meglio, è quello che effettivamente proviamo ogni volta, ok? Però, diciamo che a volte capitano delle cose assurde, tipo, oddio, non so se posso dirtelo. Dimmelo, 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 dimmelo. Mi prometti però che non lo dirai a nessuno? Sei la prima persona che lo sta sapendo, e spero anche l'ultima. Tranne se ovviamente le cose non si andranno sempre più a concretizzare. Certo, Sbri, puoi contare su di me. Beh, diciamo che ci siamo baciati. Wow! Ma quando è successo? Beh, diciamo che è capitato due volte mentre noi eravamo nella mia stanza. Oh, eppure non vi odiavate a morte. Beh, il fatto è questo. Il fatto è che effettivamente ci odiamo a morte. Però non lo so, come dire. Sai quando si dice tipo, com'era il proverbio? Gli opposti si attraggono? Esattamente. Proprio questo. Cioè, io credo che, non lo so, per far avvenire tutto ciò, significa che effettivamente. Vi piacete null'altra, esattamente, Sbreezer. Già, però assurdo. Alla fine, per tutto questo tempo che effettivamente teniamo questo segreto per noi, non abbiamo mai concretizzato nulla. Non ci siamo mai detti niente né A né B. Secondo te perché? Perché altrimenti i video non arriverebbero mai a 10 minuti e dopo l'affitto della villa, chi lo paga, scusami? Ah, è vero, però non c'era bisogno di sfondare la quarta parete adesso, ok? Per lo più stiamo parlando di me e Tia. Ti rendi conto? Due persone che si odiano dall'inizio della. Da quando si sono conosciute. Ma effettivamente c'è un motivo per il quale vi odiate? Cos'è, moda? Ah, ma chi importa? Ascolta, diciamo che. Cosa dovrei fare secondo te per. Finirla una volta per tutte. Semplicemente, tipo, metterti con lei? Ma che parola è questa? È una parola composta da lettere, normalissima parola. Ma io non conosco questa parola. Beh, cioè, insomma, Sbreezer, capito, no? Metterti insieme, fidanzarsi, la ciambella e il wurstel, il fiore, l'ape, il pescatore, la rete, cioè, No, Spancio, mi quello spiace, lì, non so insomma, di cosa tu stia capito? parlando. Mi Ma spiace, è come, meglio cioè, se Sbri, dai, vado. il sole, Sì, la luna, la meglio. terra e le stelle, cioè, i fiori Meglio di e no, meglio le di no. petunie, il Natale e Santo Stefano, le carabelle e le carie. Vabbè, Spancio? Sì? Hai ragione. Ovvero? Mi andrò a dichiarare. Oh mio Dio, dopo tre serie! Ah, meglio tardi che mai.
Vai, Spreaser, vai, e conquistala! Sì. Se ti servono dei cavalli, io ce li ho! Ah, adesso la vado a conquistare, adesso la andrò a conquistare, adesso la vado a conquistare, la 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 la, finalmente realizzerò i sogni di tutti quanti, la andrò a conquistare, la 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 la. Adesso vedrai che sarà tutta mia, oh mio, sì 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 sì, oh sì 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 sì, oh la 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 la. Però effettivamente è la prima volta che mi accade. Wow, essere così tanto diretto su una ragazza senza girarci troppo intorno, finalmente potrò farlo. Ah, grazie Spancio! Prego, Spreaser! Forse è proprio questa la magia del Natale, andare a realizzare tutti i sogni. Woo! Ah, che bello, finalmente! Non pensavo che era così tanto semplice fidanzarsi. Ogni volta giravo intorno a ogni singola cosa. Vabbè, vediamo un po'. Oh cavolo, che mi sta accadendo? Non riesco più a muovermi, non riesco a camminare, perché non posso stare così come un mongolo. Solo riuscissi a muovere la testa. È lì, ci devo riuscire. Non ci riesco. Cosa mi accade? Ero talmente tanto convinto nel dirglielo. Cosa sta succedendo? Ce l'ha mancato poco. Non posso farmi vedere da lei. Non ci riesco. È una sensazione strana questa qua che sto avendo adesso. Non l'ho mai avuta. Oddio, che cos'è? Ok, perfetto, non mi ha visto, perché? Cavolo, sbloccati, Spreaser, sbloccati! Ok, mi sono alzato in piedi. Perché ci vuole talmente tanto dichiararsi con una persona? Però, mentre lei è in bagno, magari... do un'occhiata alla stanza? E se mi scoprisse? Nah, non mi scopre. Almeno le ragazze stanno in bagno 20 minuti, quindi ci riesco. Una sbirciatina veloce. Sembra normale. Ma questo è il mio profumo! Ma che cosa? Perché c'è camera sua che sa del mio profumo? Non capisco. Cosa ci fa il mio profumo qua? Oh no, non posso crederci! Seriamente l'ha preso lei? Ecco perché non lo trovavo! Oh, come può permettersi né prendersi le mie cose? In camera mia, per giunta! Si è preso il mio profumo! Ma per quale motivo? Non me lo spiego. Non me lo spiego per nulla. Oh no! Cavolo, sto arrivando! Oh cavolo, dove vado? Dove vado? Mi devo nascondere, però dove? Il balcone! Oh cacchio, dove scendo? Meno male che c'è rimasto ancora un po' di neve. Fiu. Però adesso so che lei usa il mio profumo. Davvero usa il tuo profumo? Spancio, ma tu da quando in qua sei qua? Da quando in qua sono qua? Beh, diciamo da prima che tu ti mettessi paura, scappassi via, lei andassi in bagno, tu entrassi dentro la sua stanza e lei tornassi dentro la stanza e tu scappassi e ti buttassi da lì sopra. A opera. Beh... Ti sei dichiarato? Diciamo che... Non lo hai fatto, vero? No, non l'ho fatto. Ma perché eri così carico? Che cosa ti è successo? Non lo so, ti giuro. Ho provato una sensazione che non ho mai provato prima. Cos'è, amore? Ah, ma no, ma non sono così tanto un cuore di pietra. Non lo so, mi sono bloccato a caso. Ah, ok, è imbarazzo. Imbarazzo? Tu dici? Beh, sì, è solo quello. Alla fine se ti blocchi è solamente per quello. Però ne sei un senti freddo. No, non credo proprio. Dovrei essere un po' più diretto, un po' più sicuro. Prima ero tutto carico. Beh, diciamo che passare da odio a amore in un quarto d'ora è strano un po' per tutti, eh. Sì. Beh, può darsi che sia soltanto una semplice infatuazione, no? Come quella per Yumi. No, con Yumi non è stata semplice infatuazione. Con Yumi è stato qualcosa di vero. Però con lei mi sento più sicuro. Solamente forse dovrei, come dire, aspettare, conoscerla meglio e non solo odiarla e... fare l'antipatico con lei. Anche perché effettivamente non ho mai capito per quale motivo ho iniziato a fare l'antipatico. Boh. Ah,
Credo proprio che sia la magia del Natale. È vero. Se non fosse per il Grinch. Il cosa?